La seduta è aperta. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Processo verbale della seduta del 12 luglio 2016, Presidenza Sereni Baldelli. La seduta comincia alle 10 con l'approvazione del processo verbale della seduta dell'11 luglio 2016. La Presidente dà conto delle missioni e passa allo svolgimento di interrogazioni alle quali rispondono i sottosegretari Giacomelli e Castiglione. Intervengono i deputati Luigi Gallo, Taricco, Parentela, Simonetti, Beni e Capozzolo. La seduta sospesa alle 11 è ripresa alle 12. Decorsi i termini regolamentari di preavviso, l'Assemblea respinge la questione pregiudiziale Molteni numero 1 riferita al disegno di legge di conversione numero 3954, dopo interventi dei deputati Molteni, Mazziotti di Celso, Calabrò, Sarro, Bazoli e Sani Candro. Intervengono quindi, sull'ordine dei lavori, in riferimento al grave incidente ferroviario verificatosi in Puglia, i deputati Grassi, Pannarale, Palese, Elvira Savino, De Lorenzis, Matarrese, Cera, Pisicchio, Taglialatela, Castiello e la sottosegretaria Amici. La seduta sospesa alle 13.05 è ripresa alle 15.35. Il Presidente dà ulteriormente conto delle missioni e passa al seguito della discussione del disegno di legge di conversione numero 3886. Previ dichiarazioni di voto, respinte le restanti proposte emendative poste in votazione fino all'emendamento 1.109, l'Assemblea approva gli emendamenti 1.300, 1.301, 1.23. Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti i relatori per la maggioranza Bratti per l'ottava commissione, Bargero per la decima commissione, il relatore di minoranza Zaratti per l'ottava commissione, Crippa per la decima commissione, la vice ministra Bellanova, i deputati Ballascas, Duranti, De Lorenzis, Palese, Allasia, Vico, Zolezzi, De Rosa, Petraroli, Ferrara, Benamati, Caparini, Massa, Baroni e Bonafede. Svolgono infine interventi di fine seduta i deputati Mattiello, Cozzolino e Burtone. La seduta termina alle 20.15 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 13 luglio 2016 con inizio alle 9.30. Grazie, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Baruffi, Bellanova, Michele Bordo, Matteo Bragantini, Bratti, Caparini, Capelli, Cariello, Caruso, Catania, D'Ambruoso, Dell'Ai, Di Gioia, Fantinati, Gregorio Fontana, Fontanelli, Gallinella, Locatelli, Manciulli, Mannino, Monchiero, Mongello, Pastorelli, Pes, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Russo, Sanga, Sani, Scotto, Senaldi, Tabacci, Valeria Valente e Vignali sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 110, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.